Pippa Review. Allora, non perché ho fatto pianta. Ragazzi, oggi siamo qui per un video What's on my phone? Maschi versus femmine. Allora, abbiamo già fatto di What's on my phone, però solo per il mio telefono, perché ovviamente tra i due solo io ho il telefono proprio in modo ufficiale. Però questa volta invece ho deciso di fare maschi versus femmine, perché comunque Pippo usa un telefono, non è il suo telefono, però lo usa per giocare a volte. Allora uso pochi giochi su quello perché non ho memoria. Vi fa anche vedere quello di mamma, che è quello che ho più videogiochi. Ecco. Cioè su quello là i videogiochi qua, però qua ci gioco di più. Perché questo qua mi è stato sequestrato, quindi... è vero, e che era il mio ex telefono. Ma prima però di farvi vedere che cosa c'è nei nostri cellulari, vi vogliamo far vedere la nostra collezione di clip phone. Allora, perché c'è una novità? Vedrete che... sapete che ci sono i clip phone, ve li avevo già fatti. Vedere, sì, sì. Qua sia da maschio, sia pochi da maschio e più da femmina. Sì. Però io ho detto... ne voglio aiuto da maschio. Ecco. E indovinate che argomento hanno cecchinato, che è bellissimo. Hanno peso il calcio. Puoi vedere Pippo, tutti dedicati al calcio. Guardate che belli. Tutta la collezione. Allora vi dirò le squadre appena li aprirò. Alcune non lo so. Sì, il Toro non c'è, premettiamo. Però comunque ce ne sono altri. C'è anche... no, mi è caduto il Madrid. Sì. Bello, l'Inter, Milan, eccetera. Mentre i miei ragazzi, guardate qui, io ho fatto una scorta un po' più consistente. Perché comunque, eccoli qua. Perché comunque ce ne sono alcuni che avevo già. È uscito, sì, non hai fatto uscire uno del Milan. Cosa? Però sono troppo pucciosi perché ce ne sono alcuni nuovi. Poi ragazzi sono più di 40. Quindi, allora, quindi adesso vi faccio vedere uno che mi ha colpito tantissimo. Che metterò allora, nel mio telefono. Dopo quando io metto nel mio telefono farò una cosa. Quindi che certo scelgo tutto l'incontrario. Ok. Hai già capito? Sì, infatti ho già capito. E già mi preoccupa. Allora, appunto, alcuni li vedete uguali a quelli che, cioè, li avete già visti perché erano negli altri, cioè, ve li ho già fatti vedere in altri video precedenti. Però mi è colpito, ad esempio, questo qui che è nuovo, che ha la scritta Aloha, qui bellissimo con le tavole da surf, perché comunque amo il mare, eccetera. E quindi metterò questo qui. Non lo posso mettere in questo video perché? Perché ho la cover, come potete vedere, quella coperta così, quindi non di silicone come quella di Pippo. Questa qua. E quindi comunque vi faccio vedere solo come si applica. Ragazzi, su quello di Pippo. Io lo metterò presto quando comprerò una cover. Posso sotto. Fare... ne metto un idonico. Eccolo qua Pippo. Adesso vi faccio vedere che è semplicissimo. No. Sì. Non metterlo bianco e nero. No. C'è l'oso, un tuo colore bello. Ragazzi, vi lancio una sfida. Se spolliciate fare un video in cui sarò juventino per un giorno e metterò come foto dello schermo del telefono il logo della Juve. No, no, Pippo, no, non va bene. Se spolliciate. No, no. Allora, vi faccio vedere subito come si applica in modo semplice e veloce il clip phone, per così lo sapete tutti. Aspetta, no, Pippo, lo farò vedere qua davanti, bene. C'è da sette. Allora, Pippo, vabbè, ha scelto questo qui. Dietro a questa, vedete dove c'è scritto stacca, colla, attacca, eccetera. Comunque, questa parte qua che si toglie molto semplicemente. E poi, più o meno, un po' più, non proprio al centro, un po' più in basso, lo incollate. Perché comunque sapete che i clip phone sono, cioè sono molto molto importanti per fare i selfie, quindi servono veramente tantissimo, sono molto molto utili. Infatti io li uso tantissimo, in questo periodo no, perché... appunto non ho la cover così sotto. Va meglio con il nuovo se... ecco, ti ha già preso, poi tirate su e le potete usare, molto facile. E la cosa bella ragazzi è che ovviamente quando poi li togliete, adesso non lo tolgo subito perché sennò non ha senso, cioè lo sprecherei, praticamente per toglierlo è semplicissimo, cioè naturalmente fa presa, quindi voi non dovete aver paura che caschi il telefono, cioè veramente prendono tantissimo. Quindi se mai tu te lo metti così e lo prendi per il clip phone, sei sicuro che non ti cade. Bravissimo. Però poi per togliere è facilissimo, perché basta che tirate un po' di più, naturalmente con forza, e si toglie tranquillamente senza lasciare alcun residuo di colla. Allora, che è una cosa che comunque anche a me spaventava un pochino all'inizio, la prima volta che l'ho messo. Salute Pippo. Però poi alla fine ho notato appunto che non lascia niente, proprio niente, quindi sono contenta. Ogni tot, infatti,
li cambio perché veramente mi piacciono tantissimo. Oh, rialzo sopra il telefono adesso. Eh sì, è bellissimo, poi li fate girare. Allora ragazzi, vengo dietro perché vi spiego il mio telefono. Spiego anche quello di mamma perché sì, quello di mamma tutto. Lo spiego un casino. La cosa bella ragazzi è che potete togliere il cambiare clip phone anche senza toglierlo dal proprio togliere tutto il corpo, diciamo. Togli solamente il logo la parte sopra superiore, e lo cambi, il tappo, con un altro. Diciamo, chiamiamolo così, tappo. E quindi è molto molto utile, molto comodo. Guardate già che bello lo sfondo di Pippo. Se c'è spolliciato non metto quello della Juve. Ma perché della Juve? Vabbè, comunque. Ragazzi, vi ricordo che naturalmente i clip phone li potete trovare in edicola e costano 3,50€ l'uno, però è allegato anche il magazine, il libretto, ad esempio vi faccio vedere uno dei miei. Questi qua che tante informazioni, vedete che carini, gattini e cagnolini, fenomeno challenge, eccetera. Invece tante informazioni. Allora, cose carine. Ci sono le app che per il calcio, FIFA Mobile anche, che ha tutto app, vedete? FIFA Mobile, Scorriro che ce l'ho. L'app principale del calcio, comunque anche qua, uno smartphone, a prova di ladro, tantissime curiosità. Vabbè, okay, poi c'è tipo ovviamente FIFA, però. Allora, passiamo qua, molte app che vedete qua ce l'ho anche sull'altro telefono. Allora, sì, ho queste qua che vedete nella postazione, basta. Allora, ho Pixel Alt. Sì. Una scorciatura perché devi mettere un quadretto per quadretto. Poi Brawl Stars. Ma dov'è, scusa, quelli che sono? Ah, qui, ok, sì. Poi Clash Royale. FIFA Mobile, Sliderio. Bello, Sliderio, bellissimo, mi piace tanto. Sì, e basta. E poi Bottle Flip 3D. No, Bottle Flip anche. Sì. Poi vabbè, guida, qui che è una cosa del telefono, con anche camera, internet e applicazioni. Intro sul e telefono poi, mamma. Vabbè, calendario telefono. Ho scoperto la password, io. Quindi naturalmente Pippo ha le cose fondamentali giusto per giocare, ovviamente. Aspettate, no, ho fatto un casino. Vai, sul telefono invece di mamma, che cos'hai? Allora, ho una pagina. Ah, ricordiamo i telefoni, i modelli dei telefoni, ragazzi, se vi interessa. Questo qui è un Samsung Galaxy S4, il mio XX telefono. E poi questo invece è un Samsung A7. Allora, vi spiego velocemente. Allora, FIFA Mobile. Ok, se te lo inquadro bene, sì. OSM, sì. Un gioco dove alleni i giocatori con campionati e tutto. Scorriro. Ma dopo, quanti giochi hai? Scorriro, Brawl Star, Mr. Bullet. Cos'è Mr. Bullet? È un gioco in cui devi uccidere i ladri. Ah, ok, va bene. Poi dopo Sniper 3D, un gioco in cui devi fucilare gli altri. Solo delle cose, scusate. Poi ho le pixel art di Fortnite che si fanno più veloci perché se tu schiacci tipo molte volte... Le faccio vedere, allora. Grazie per i bip. Allora. Ah, pixel art però con le immagini di Fortnite praticamente. No, è anche una cosa diversa. Guardate, metto lo schiaccianoci. Guardate. Faccio vedere una cosa. Sì. Guardate, sapete che pixel art bisogna fare uno a uno? Sì. Guardate questo. No, anche pixel art. No, no. No, hai provato? Sì. Io ricordo che facevo delle aree con pixel art. Vabbè, comunque carino, bravo. Vai poi di nuovo, ecco. Poi Clash Royale, Turbo Star, un gioco di skateboard. Ah, fare. Ok. Lo faccio vedere anche questo. Sì. Tanto si vede tutta la telecamera, benissimo. Ok, Turbo Star. Turbo Stars. Faccio una gara. Ah, sì, bello! Faccio una... Tina. Non so, ecco, fai vedere che bello che è. Perché così possiamo darvi anche delle... Guardate. Delle idee su delle app da scaricare, guardate, ragazzi. Che pro gamer. Che bello! Ok, sembra molto Sonic comunque. Sì, infatti. Bellissimo Sonic. Copiato da Sonic. Ok, Pippa, andiamo avanti. No, Tina, finisco la gara, dai. Faccio vedere una gara, Tina. Ok, dai, andiamo avanti. Clash of Clans. Sì. Geometry Dash. Bello, Geometry Dash. Akinator. Cos'è già? È quell'indovino. Sì. Che deve indovinare perché... cosa pensi, no? No, che lui deve indovinare. Lui, sì, lui penso, deve indovinare. Sì. Bottle Flip 3D, Tank Star, guarda, casa armati. Ah, ok. Poi Jelly Shift, in cui tipo, se non voglio suoni una melodia, se passi attraverso i le forme, diciamo. Ok. Poi uno, Brain Out, che è un gioco in cui tipo spacca cervello. Che si spacca il cervello. Bello, bello. E poi Slither io. Poi questi qua sono tutti... Ah, ok.
Bravissimo, bello Pippo. Mi sono piaciute le tue app. Ah, vedi? Bravo, bravo. Ok, adesso passiamo al mio cellulare invece, del quale avevo già fatto un What's on my phone, però un po' di tempo fa naturalmente ho cambiato qualcosa. Faccio una foto in questo momento. Okay. No, ci faccio una foto. Ok, Pippo intanto fa foto, va bene così. Guarda, guardate Pippo, che bella foto che abbiamo fatto. Ma perché devi far vedere queste cose? Va bene, basta. Allora, il mio telefono, vabbè, la cover per adesso, che è questa qui, di questo rosa perla, perché è sporca qui? Vabbè. Benissimo. Poi, allora, blocco schermo. Innanzitutto il mio telefono è un Huawei P30 Lite. Più figo, allora, che il mio, ovviamente. È più nuovo, diciamo. È più figo. Allora, vedete, c'è Milù come blocco schermo, ovviamente. La mia topolina, bellissima. Poi, vabbè, metto... A Capodanno io abbiamo fatto quella foto. Allora, questo qui è il mio sfondo, che mi piace veramente tantissimo, che mi ha proposto direttamente, cioè il telefono me l'ha proposto e quindi l'ho messo, vedete? Mi piace tantissimo, poi richiama l'estate. Posso quindi giocare a slidario mentre aspetto? Sì, certo Pippo. Allora, vedete che la batteria è anche scarica in questo momento, what? Perfetto. Allora, qui nella prima pagina ho le app principali, quindi WhatsApp, Instagram, galleria, studenti, che sarebbe registro elettronico. Poi le mail, quindi Gmail, poi una cartella con musica, dove ho le varie app appunto musicali, quindi Shazam, che permette di, che ne so, sentite una canzone, non sapete il titolo, voi lo mettete, lo avviate e vi dice il titolo di quella canzone, bellissimo. Poi ho il taglia suoneria, perché a volte devo mettere appunto le suonerie al telefono, quindi per tagliarle è perfetto. RTL, che amo assolutamente. RTL 102.5, esatto. Power it. Ok, è la mia radio preferita. Poi musica del telefono, che non uso tantissimo. Amazon Music, che invece utilizzo di più. E Spotify. Poi che YouTube, ho anche sulla Play. Sì, è vero. Poi YouTube, ovviamente. Total, che è un'app bellissima, che in cui scegli le canzoni, fai le playlist. Ecco, che vi fa scaricare le canzoni gratuitamente da YouTube e ve le mette tutte sul telefono, quindi meraviglioso. Poi qua sotto, vabbè, le app principali che non ho mai cambiato, quindi Chrome, fotocamera, messaggi e chiamate, registro. Poi ho solamente una schermata, sì, perché ho fatto anche delle cartelle, vedete, con più cose. Allora, orologio, calendario, calcolatrice, impostazioni, quelle principali, block note, poi guardate qua, Google, tutte quelle appunto di Google, quindi anche Google Maps, Drive, eccetera, le solite di Google, e anche quelle lì già naturalmente del telefono. Di McDonald's. No, ce l'avevo, però l'ho eliminata. Foglie, presentazioni, vedete, documenti, così, che non uso mai, infatti le lascio lì così. Poi ho strumenti, con anche questi tutti del telefono, la bussola, specchio, che chi usa, cioè la torcia, che in realtà si usa, cioè c'è anche qui, quindi la metto sempre da qui. Si usa spesso la torcia. Sì, la uso spesso, però da qui, cioè non dall'app proprio. No, raga, ho ucciso uno che aveva 6 occhi. Pippo, guarda. Poi, vabbè, Play Store, Facebook, Messenger, Amazon, che utilizzo tantissimo, perché mi piace tantissimo Amazon. Poi My Vodafone, Meteo, eccetera. Questa è nuova. Ho fatto una cartella chiamata Photo Fonts. Perché... Photo Fonts! Sì, sì, Pippo. Perché ho le app principali che utilizzo appunto per modificare le foto e per scrivere con varie font, appunto con vari stili, diciamo così, con vari caratteri. Quindi ho Fonts, questa qui, che è molto molto bella, ma anche Fonts for Instagram, però mi piace più la prima, più Fonts, mi piace di più. Poi ditemi voi quale utilizzate invece. Oh, mi sono suicidata su Scorpio. Bene. Poi ho invece Polish, che serve per fare dei collage bellissimi, oppure dei video, montare dei video, così. Ok, anche se non mi inquadra è meglio. Poi ho InShot, che invece serve per fare principalmente, per anche questo qui, per modificare... Ah no, questo qui, scusate, ho sbagliato. Questo serve per fare i video, per montare i video, eccetera. E anche per fare i collage, che a me piacciono tantissimo. Raga, sono un vermone su Slitherio. E invece Polish è solo effetti delle foto, mi pare. Beh, tu lo sai. Sapete che non mi ricordo? Sì, sì, foto collage. Ok, perfetto. E poi ho Snow, che amo la follia, perché retrica ormai, ciao, è passata di moda alla fine. E quindi utilizzo sempre Snow, perché ha dei filtri che a me piacciono tantissimo. Poi ho Movies con i popcorn, dove ho tutte le app per guardare i film, quindi Prime Video, RaiPlay, TeamVision e Mediaset Play. No, per le serie, anche le serie.
Però i temi del telefono, sapete che Huawei ha questa... Vabbè, adesso serve internet. Comunque questa app che vi fa vedere tantissimi sfondi, alcuni gratis, alcuni a pagamento, e voi appunto potete scegliere. Poi Tiger, l'app di Tiger, bellissima, che serve appunto per caricare i vostri punti, per avere sconti, eccetera, è molto utile. Poi Pinterest, che è bellissima, ragazzi. Cioè Pinterest ormai è l'app del secolo. Ecco, sono sempre offline, quindi non ve lo posso far vedere. Comunque, la conoscete, tutte le immagini bellissime. Poi, tante idee soprattutto. TikTok, 21 Buttons, che mi sono scaricata da poco, perché sapete che ci sono tantissimi outfit, comunque vestiti, con indicato dove si prendono quei vestiti, cioè di che negozio sono, il prezzo, eccetera. Quindi mi interessa molto, soprattutto adesso che ho aperto il mio canale. Poi, queste due app per scuola, che servono appunto per fare dei disegni geometrici. Questa app, questa cartella è bellissima, ha scritto inutili. Perché inutili? Perché... sono inutili, ma sono del telefono. Sì, infatti, ci ho messo tutte quelle lì che per me sono inutili, cioè non uso mai praticamente. Quindi in queste verità, qua non sono inutili, però. E poi ho cartella, sì, devo dare ancora un nome a questa qui, che comunque per i miei, come si chiamano? I planning praticamente, quindi quei calendari online, cioè online, quei calendari, quelle app dei calendari per organizzarvi, per mettere tutti i vostri impegni. Ok, finito ragazzi. Ragazzi, questa fa una partita sull'idea, guardate che vermone. Usa questo fucsia? Sì. Che bello Pippo. Intanto, mentre ci sono e Pippo gioca, visto che abbiamo finito di farvi vedere che cosa c'è nei nostri telefoni, vi faccio vedere più da vicino i miei clip phone, così li vedete meglio. Vedete qua? Eccoli qua, ve li faccio scorrere. Questo con la zampetta è bellissimo. No, raga, mi si è buggato, non mi muovo. Anche in social. Questo mi fa impazzire. Forse metto questo, ragazzi, la prossima volta. Tiffany Creative, perché è bellissima. Sono morto. E poi, vabbè, la zampina, eccetera. Anche ragazzi, di qua ce ne sono tantissimi. Ragazzi, lungo, 1918. Anche di qua mi fa impazzire questo col cuore, perché sapete, sono solita romantica, che ama tutti i cuoricini, quindi quella col cuore. Anche quella glitterata, Never Give Up, mi piace tantissimo. Anche questo, prendi una gioia, posala che non è tua, mi fa impazzire, infatti l'avevo già usato. Quindi ce l'ho doppio, è bellissima. E anche questo con le stelline, cioè vedete, ce n'è di tantissimi tipi. Ok ragazzi, quindi niente, fateci sapere, mi raccomando, qual è il vostro clip phone preferito, mi raccomando, così vediamo qua sotto un po'. E... no! Vabbè, diteci la vostra ovviamente. E adesso passiamo ai... saluti! Saluti! Allora, salutiamo Baby Forever con l'account Fabiana Lentini, Antonio Capicotto, Maria 99, Giulia Corrupato, Chiara Chiello, Emanuel 2008, Ermelinda Tancredi. Emanuel 2008 sarebbe Emanuel Caselli in teoria. Lo conosci? Sì. Ah, ok. Sei Emanuel Caselli. Ah, ok, giusto. Sì, è il suo account sulla Play, Emanuel Caselli, ma okay. Nei videogame si chiama Emanuel 2008. Capito. Ermelinda Tancredi, Ernesto Lenotti, Christian Oxa, Carmelina Menafra, Nicole Carani, Martina Biddau, Giuspe, Gabriele Turco, Sara Damani, Mattia Valentino, Giorgia Scala, Barbara Kotick, Meriem, Martina D'Adamo, Luisetto Martina, poi questo lo già segnato, Lucia Pecoraro, Rabab RN, Alessia Dragomir, Monaco Lucia, Cordonea Jessica, Vilu Sunshine, Esmeralda Flor 7742, Corsale Gaetano e Insta Chiari 13. Ok, noi ragazzi vi mandiamo veramente un bacio enorme, un abbraccio fortissimo. E quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete noi, iscrivetevi al nostro canale, così faremo tanti altri video. Mm-hmm. Condividete questo video con i vostri amici, lasciate commenti. E extra, extra bomba. Oh, la R di Pippo proprio. Non tirare i calci, però. R di Pippo. Ma. E quindi mi raccomando, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi mandiamo un bacio enorme. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!